Ma perché dopo ho venduto anche altro. Tutti al petto nudo. Eccoci qua amici di un Monteco Web, qualche minuto di ritardo perché abbiamo visto la partita nazionale e poi abbiamo fatto un po' di commenti a microfoni spenti e siamo qui live e siamo praticamente gli stessi di sempre a parte un paio di elementi. Allora, con me c'è Gablo, ciao Gablo. Buonasera, buonasera a tutti. Sandro. Buonasera, bentrovati. E Giordano. Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati anche da parte mia. Stasera l'ultima puntata della stagione, infatti l'abbiamo chiamata ultimo minuto, in attesa che si colleghino Giacomo e Sauro, perché ci sono anche loro. Allora, ci troviamo a commentare fondamentalmente la partita dell'Italia di stasera. Diciamo, facciamo un piccolo assunto, no, di quello che parleremo stasera. La partita dell'Italia di stasera, per quello che può contare, è la finale di Champions, la finale di Conference League, gli strascichi di quello che è accaduto al Milan e purtroppo dal lato umano e milanista anche la morte di Silvio Berlusconi che c'è stata lunedì. Allora io comincerei dalla cosa più recente, che la sconfitta di questa sera dell'Italia con la Spagna. Allora, premessa, io non ho visto la partita se non gli ultimi tre minuti subito dopo il gol, perché ero fuori che ero andato a fare un po' attività fisica, che è l'unico momento la sera. Quindi do la parola a voi che sicuramente l'avete vista. Sì, l'abbiamo vista e purtroppo abbiamo visto la solita Italia, o perlomeno l'Italia, anzi forse una versione anche un po' più brutta di quelle viste recentemente. Onestamente l'impressione è che ormai siamo, come dire, al capolinea, a fine corsa, o parte un rinnovamento forte oppure la vedo dura per questa nazionale. Sinceramente anche alcune scelte non le ho proprio digerite né tantomeno capite, perché vedere Bonucci ancora in nazionale è alquanto deleterio. Poi dopo lo vedi anche la prestazione che ha fatto e ti rendi conto che effettivamente non è più proponibile. Non a caso quest'anno la Juve lo hanno fatto vedere poco in campo. Ci sono giovani come Scalvini, ma anche lo stesso Gatti, che di fatto mi sembra che lo abbia sostituito la Juventus, quindi non capisco perché in nazionale presentiamo questa gente qui. Anche Acerbi penso che ormai il suo percorso l'abbia ampiamente terminato, nonostante che comunque quest'anno ha fatto una stagione a dir poco importante, culminata appunto con la finale di Champions e una marcatura su Haaland notevole. Però stasera anche lui non è stato impeccabile, anzi sul gol della Spagna ha tenuto in gioco lui l'attaccante spagnolo. E poi là davanti ci sono delle lacune immense. Zaniolo ancora non è, a mio avviso, un grande giocatore. Immobile ha intrapreso la strada del tramonto. Chiesa fa fatica a riprendersi dall'infortunio e si vede. I spunti buoni vengono, ecco, dalle fasce di Lorenzo Di Marco e il centrocampo, che con Frattesi, Barella, adesso Tonali non sapevo che era andato nell'Under 21, perché stasera sinceramente un Tonali in versione rossonera avrebbe fatto molto comodo, invece dobbiamo mettere Cristante davanti alla difesa. E i risultati sono questi, che usciamo, ahimè, contro la Spagna, forse magari anche un po' immeritatamente, perché poi avevi trovato anche il vantaggio, il gol del 2-1 è stato annullato per un fuorigioco millimetrico,
però fatto sta che non andiamo in finale noi, ma ci va la Spagna e la Croazia. È da rifondare, un gruppo da rifondare, una nazionale da rifondare, però va fatta questa rifondazione. Ma il problema, Giordano, intanto diamo il benvenuto a Giacomo, ma il problema è: c'è materiale per rifondare? Però vedi, stasera, ripeto, io ho fatto due nomi, per carità, non sono due fenomeni, però penso che Scalvini al momento è molto più presentabile di Bonucci. Poi se vai a Bergamo all'Atalanta a chiedere Scalvini ti chiedono 40-50 milioni di euro, quindi qualcosina dovrà pur valere. Cioè, io penso che questo Bonucci vale poco più di zero, quindi qualsiasi giocatore, da Gatti a Scalvini allo stesso Darmian, ma qualsiasi tipo di giocatore penso che sia più presentabile. Adesso non so se gli è dovuto, come dire, se gli è stata concessa questa passerella d'onore finale, però fatto sta che ci è costata un po' anche l'eliminazione, perché sul primo gol tutto possiamo dire tranne che sia stato impeccabile. E poi forse adesso anche lo stesso Baschirotto sarebbe meglio. Miseria, sarebbe un signor giocatore rispetto a questo Bonucci. Massimo rispetto per quello che ha fatto gli ultimi 10 anni, per carità, però adesso non è più presentabile. Centrocampo mi sembra che siamo già messi un po' meglio anche da un punto di vista anagrafico, perché poi Frattesi c'ha 23 anni, Varella 25, Tonali 22 quanti anni c'ha? 22, Locatelli non è vecchio, lo stesso Verratti, Jorginho, c'è materiale lì. Davanti, sugli esterni, si fa un po' fatica, perché Chiesa purtroppo fa fatica a riprendersi da sto maledetto infortunio, e Zaniolo non capisci mai se è una questione fisica o mentale, però non riesce a fare ancora quello scatto dal top. E davanti siamo carenti, perché tanto se non era Immobile era Scamacca o Belotti o Retegui, adesso non so, cioè non c'è materiale in attacco, non vedo una prima punta forte, però questo lo sappiamo da tempo. Dall'altra parte qualche scelta un po' più coraggiosa sinceramente me lo sarei aspettato stasera da parte del mister Mancini. E voi come l'avete vista, ragazzi? Io in parte, per gran parte concordo con quanto espresso da Giordano. Secondo me questa era l'ultima delle manifestazioni, diciamo, del vecchio ciclo, e credo che la nazionale debba ripartire anche guardando ai ragazzi, quindi under 21, under 20. Io ho visto i mondiali dell'under 20, ci stanno dei giocatori che in prospettiva possono essere interessanti. È chiaro che magari non ancora pronti per l'esordio in nazionale, però in Italia forse dobbiamo cominciare tutti a generare una diversa mentalità sui giovani, perché purtroppo il campionato italiano, essendo molto tattico, si rende sempre molto più ostico ai ragazzi giovani. Io credo che l'Italia non sia messa malissimo. È chiaro che non abbiamo un centravanti da un bel po', tolto Immobile, che chiaramente comincia a accusare un po' di anni. Sicuramente la formazione di stasera non è la miglior formazione che può esprimere il movimento calcistico italiano, però ci stanno degli elementi sulla quale poggiare la nazionale del futuro. La partita sostanzialmente non è stata una partita dominata dalla Spagna. La Spagna gioca bene, perché la Spagna gioca bene di default, cioè è approcciata verso il gioco. L'Italia non ha la stessa bellezza di gioco che ha la Spagna, però alla fine, a livello di occasioni, forse al di là delle occasioni da gol dove si sono realizzati i gol, l'occasione più grossa ce l'ha avuta Frattesi, che a 3 metri dalla porta ha preso quasi in pieno il portiere. Quindi non è che abbiamo proprio meritato al 100% la sconfitta. Chiaro che è una nazionale che deve ripartire
non dico togliendo tutto, rimettendo tutto nuovo, ma deve ringiovanirsi, perché comunque si deve aprire un ciclo, anche perché la nazionale non può essere ci vediamo per tre partite e poi ci rivediamo dopo sei mesi. C'è da cominciare un percorso dove i ragazzi gradualmente, ma lentamente, ma costantemente vengano inseriti nel progetto. A proposito di Frattesi, Frattesi sembra che sia il calciatore italiano più conteso della Serie A in questo momento. C'è l'Inter, c'è la Juve, c'è il Milan adesso che lo incontro la settimana prossima. C'è la Roma. La Roma, però c'è già la Roma ha piazzato qualche colpo, magari un attimino più rilento. Ma è un bel giocatore Frattesi, cioè oggi se entriamo nel contesto italiano, a livello di centrocampisti con propensioni offensive non è che ce ne stanno tantissimi meglio di Frattesi. Allora, io credo che il Milan sia in ritardo rispetto agli altri, come altri giocatori, perché mentre le altre squadre hanno già parlato con lui e il suo entourage, tu non puoi fissare un appuntamento per la settimana prossima, stai già in ritardo secondo me. Ma il Milan è in ritardo su tutti praticamente, perché ieri sera sul canale 200 di Sky, io dormo sempre con il canale 200 di Sky acceso, vabbè, facevo le riflessioni come il Napoli farà fatica a riconfermarsi, la Lazio probabilmente qualche pezzo lo perderà, però poi andando in giù sulla classifica vedo l'Inter che rinnova probabilmente Lukaku, tratta Koulibaly e compra Frattesi, e noi Romero, con massimo rispetto del ragazzo, ma è un ragazzo, cioè prima mettiamo dentro i giocatori e poi dopo cominciamo a mettere dentro i prospetti, è 4 anni che mettiamo dentro solo prospetti, forse è il caso di mettere dentro anche qualche giocatore fatto e maturo, penso. Stamattina sollevavo, tanto qualcuno di voi i miei TikTok li vede, sollevavo un tema. Allora, il Milan per il fair play finanziario è stato escluso anche dalle coppe di fatto, perché è stato così, e ha cercato e sta puntando ad essere come passaggio, non ho capito, quando ho ascoltato il TikTok questo passaggio pure mi è sfuggito, cioè quando è che è stato escluso dalle coppe, quando ha fatto l'accordo che praticamente ha rinunciato alle coppe, ma in realtà è stato detto se non vuoi ulteriori penalizzazioni eccetera eccetera tirati fuori dalle coppe, che poi entrò non mi ricordo, non... l'anno successivo, il primo anno praticamente di Elliot, se non ricordo male è successo qualche anno fa, il primo anno di Elliot, sì probabilmente sì, mi ricordo qualcosa, ma sì. Cioè che il Milan stava in Europa League, adesso non so, Europa League e non ha partecipato per sua iniziativa. Esatto, in realtà è stata la FIFA la UEFA che l'ha spinto a fare questa cosa per non avere ulteriori penalizzazioni eccetera eccetera, per non essere esclusa, perché per un fatto di fair play finanziario, no? Non so se vi ricordate. Questo passaggio mi sfuggiva, adesso non mi ricordo la stagione. Vabbè, comunque sì, il Milan in questi anni da Elliott in poi fondamentalmente ha lottato sempre e ha cercato il pareggio di bilancio, il virtuosismo eccetera eccetera, e non con poca fatica ci è riuscita, poi grazie agli incassi, grazie ai risultati degli ultimi 2 anni, addirittura quest'anno va in positivo, non solo pareggio di bilancio. Quindi, mentre vedo altre squadre senza per i problemi, li posso dire Inter e Juve, con seri problemi di bilancio, che invece fanno acquisti o prestiti molto onerosi. Allora io non riesco a capire questa cosa come funziona, o sono stupidi quelli del Milan che non giocano col debito, o sono svegliati gli altri che nonostante il debito vanno avanti. Anche perché stavo ascoltando proprio un servizio ieri su una cosa privata, e fra i 5 campionati più forti, fra tutte le squadre indebitate, l'unica che di fatto è stata esclusa dalle coppe, poi risulta ufficialmente per scelta del Milan ma in realtà sappiamo perché,
è stato il Milan. Ma cioè Barcellona non ci ha avuto queste penalizzazioni. Parì loro foraggiano di continuo. Real Madrid non ci ha avuto queste penalizzazioni. La Juve non ce l'ha avuto, l'Inter nemmeno. La Juve, virgola, nel senso che adesso bisognerà capire un attimino come evolve la cosa. È chiaro, tu pensi che la Juve ci sia ancora qualcosa d'aperto? In Europa sì, cioè in Europa ancora non si sono espressi. Adesso non so se anche. Però dicono che per via del fatto che si è tirata fuori dalla Superlega non gli faranno nulla. E poi queste sono tutte dinamiche tra virgolette quasi politiche, quindi diciamo che c'entra poco tutto quello che è il fair play finanziario, bilanci e via dicendo. Io parto dall'Inter perché poi è quella che seguo di più, quella che ti posso dire che il debito dell'Inter in capo all'Inter è poco più di 200 milioni. L'altra parte del debito sono dei bond aziendali, di prestiti aziendali, ma che fanno capo, diciamo, di fatto debiti comunque. Sì, sì, però 400 milioni parliamo, Giordano. Sì, 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 ma non è niente eclatante, perché se noi andiamo a fare un calcolo dei debiti che abbiamo noi dentro casa, inteso come paese Italia, visto che grava su di noi 30-35 mila euro di debito a capoccia, a casa mia porto a casa quasi 120 mila euro di debito, a casa tua penso pure che la cifra è quella, perché l'Italia ha 2,4 miliardi di euro, passa mila miliardi di euro di debito, quindi cioè il debito ce l'ha tutti, dalle nazioni alle aziende alle società. Il debito deve avere una caratteristica, a mio avviso, che deve essere sostenibile. Non è che c'è un debito buono, un debito cattivo. E poi non c'è una parte del regolamento federale che dice che il debito comporta, diciamo, un illecito o non puoi avere un'azienda indebitata. La Exor ha 4 miliardi di euro di debiti, però la Exor ha anche la Juve, ma questo non significa che la Juve ha 4 miliardi di euro di debiti della Exor. Bisogna un attimino ricollocare tutti i tasselli. L'Inter ha un valore di mercato attualmente, si parla di 1,2 miliardi, 1,3 miliardi, come società ha 200-300 milioni di debiti, è un rapporto che tutto sommato regge, tant'è che non è che viene sanzionata per i debiti che ha, diciamo, aziendali, ma più che altro bisogna capire se riesce a sostenere i costi in base al fatturato che ha. Quest'anno, grazie alla Champions, supera i 400 milioni di euro e probabilmente riesce ad ammortizzare bene quello che è il costo del personale. Però è chiaro, sei sempre sotto l'occhio della UEFA, hai fatto un settlement agreement, quindi devi in qualche modo continuare purtroppo a fare quella politica che ha fatto l'Inter negli ultimi anni, ossia chiudere i mercati a zero o possibilmente con un bilancio positivo. Ricordiamoci le vendite di Hakimi, Politano e Lukaku nel giro di 2 mesi, che hanno portato quasi 200 milioni di plusvalenze nelle casse, nel bilancio, plusvalenze vere nel bilancio dell'Inter. Però tutti gli anni, ecco, o vendi o al massimo devi fare un pareggio di bilancio, nel senso che parlo della campagna acquisti, nel senso che vendi per 20 milioni, acquisti per 20 milioni, vendi per 50 milioni, fai acquisti per 50 milioni, oppure vai avanti con i prestiti e i parametri zero. Fondamentalmente è quello che ha fatto, purtroppo, dico io, l'Inter gli ultimi anni, tant'è che in finale di Champions abbiamo presentato penso 6 undicesimi di parametri zero in una finale di Champions, perché Acerbi in prestito, Mkhitaryan a parametro zero, Dzeko a parametro zero, De Vrij a parametro zero, Darmian l'ha pagato 2 milioni, Brozovic l'ha pagato 7 milioni, Di Marco un prodotto il vivaio, Lukaku in prestito, l'unico che hai pagato è Lautaro 22 milioni qualche anno fa, 5 anni fa, e Barella 40.
Fondamentalmente hai fatto una finale dei Champions con una rosa che, per la quale hai speso un'ana altro parametro zero. Purtroppo anche quest'anno per l'Inter sarà un'altra estate all'insegna del parametro zero, o perlomeno del bilancio a pari tra acquisti e vendite. Quindi io mi sarei accontentato anche di poter fare come ha fatto il Milan l'anno scorso, che ha chiuso comunque la campagna acquisti con un meno 35-40, adesso non mi ricordo quando è stato pagato, De Cateler più Origi più Thiago, quella roba lì, piuttosto che dover fare ogni volta un pareggio, nel senso tanto vendi, tanto acquisti. Però sulla sostenibilità, Venanzio, la situazione al momento all'Inter è sostenibilissima, perché praticamente non stai facendo acquisti faraonici. Tant'è che se provi a individuare qual è l'acquisto dell'Inter gli ultimi 3 anni costoso, paradossalmente ti viene fuori Correa, ecco, 30 milioni, ma non ci sono acquisti alla Vlahovic 85, la Chiesa 70, o che ne so, alla Osimhen 85, no, sono tutti acquisti monigerati e tarati su una situazione che purtroppo è quella che è, una proprietà che non spende, e tu ti devi in qualche modo ingegnare cercando prestiti e parametri zero. Intanto diamo il benvenuto pure a Sauro, che non avevo visto. Ciao Sauro. Ciao ragazzi, ciao. Poi come dicevi tu, Venanzio, adesso non conta chi parte prima, chi parte dopo. Può darsi che il Milan è partito per ultimo per frattesi, ma quello che importa, quello che è importante è chi chiude e chi arriva primo al traguardo. Prendi l'Inter l'anno scorso con Bremer, ha trattato Bremer da maggio fino a luglio, e poi Bremer è andato alla Juve nel giro di 24 ore, nemmeno, sì, 10 ore, sì. Quindi non conta quanto tratti un giocatore, ma conta quando sei disposto a scrivere sull'assegno. Quindi se il Milan scrive 35, 35, se l'Inter scrive 30, ma ci mettiamo dentro il gadget dell'Inter, il pupazzetto del Zang, un paio di primavera, quelli, chi stacca la moneta, pagare moneta per il cammello. Esatto. Purtroppo l'Inter attualmente non può spendere, la situazione, Gablo, è questa, nonostante 150 milioni ingassati dalla Champions. Gablo, la Juve può spendere o non può spendere quest'anno? Ma attualmente stiamo in ansia per il giudizio di Mamma Veronique, per poter diamo spazio a Mamma Veronique, stiamo parlando con Mamma Veronique per far consolidare trattenere Rabiot. Adesso il nostro pensiero gira lì per una settimana, poi vediamo il resto. Gablo, lo sai che per un attimo anche il Milan ha provato a sentire, a sondare per Rabiot? Sì, però lì il Milan, c'è Mamma Veronique che praticamente è dura, è un ostico, solamente che il Milan non gli dà come gli dà la Juve gli ha riofferto lo stesso ingaggio, è uno degli ingaggi più alti attualmente. Quindi Lady Oscar Rabiot rimarrà? Non si sa ancora per certo, però diciamo attualmente un 50-50, poi per quello che può spendere la Juve attualmente adesso la vedo a un punto più remissivo per le cessioni, ma poco per le entrate, più uscite che entrate quest'anno. Ho capito. Sauro. Oi, ragazzi. Allora, tu invece come la vedi la situazione dell'Italia e del mercato? Perché siamo partiti dall'Italia e siamo andati a finire al mercato. Beh, l'Italia, la partita purtroppo non l'ho fatto in tempo a vederla, quindi non so neanche risultato. Ho solo sentito la radio che avevano segnato dopo qualche minuto gli altri, quindi com'è finita? 2-1 per la Spagna. Ah, ok, quindi siamo eliminati, come funziona? Esattamente. Beh, che non è, posso dire cose banali, che non è un periodo felicissimo per il nostro calcio, al di là dei risultati di club,
perché comunque alla fine fare finali sono sempre risultati, eh? Poi si perdono e si vincono. Però secondo me è un periodo interlocutorio che dura da un po' e bisognerà farci un po' d'abitudine, forse se lo piuttosto, questa può essere una critica, piuttosto che aspettare l'uomo della provvidenza, magari come ci è andata bene agli europei, io mi auguro che la federazione faccia un po' di programmazione, ecco, forse la programmazione manca un po' in tanti settori italiani, però quella del calcio in particolare, che poi è un mondo a sé, ne abbiamo parlato e riparlato sempre. E del mercato secondo me si fanno tante voci, ma le uniche certezze è che Cairo vende i migliori, quindi ecco, Cairo. Per il resto arriveranno le altre. Come si dice, Cairo pensa a Saccoccia. Cairo è così. O lo ami. Come si dice, Cairo è così. Come lo vedete, Garcia, ragazzi. E mo ci arriviamo, infatti. Questa bomba di oggi, del tardo pomeriggio, di Rudy Garcia al Napoli. Rudy Garcia, attenzione, un'altra bomba che sicuramente avete già letto, forse Inzaghi si avvicina a Lecce. Quale Inzaghi? Ah, Inzaghi. Sono a Pippo. Inzaghi, ragazzi. Ma Inzaghi è figlio unico, ragazzi. Pippo Inzaghi è figlio unico. No, comunque, a parte scherzi, Garcia mi sembra la naturale conseguenza di Spalletti. In che senso? Nel senso che il gioco di Garcia si sposa perfettamente a quello di Spalletti, come è successo nell'avvicendamento alla Roma. Però i risultati sono stati un po' diversi. Voglio sentire anche Giacomo. Io, Venanzio, non so, ci sta? Non lo vedo. Ah, no, sì, ci sta. Mino, ci sei? Sì, ci sono. Che ci sai, Giacomo, che pensa stasera? Allora, Rudy Garcia secondo me è una buona scelta per il Napoli e per De Laurentiis. Vedo molti napoletani ovviamente storcere il naso, perché adesso loro si aspettavano Luis Enrique, si aspettavano Galtier, però Rudy Garcia secondo me è un po' sottovalutato, perché io ricordo quando col Lione, a Roma ancora se lo ricordano molto bene e in maniera molto appassionata. No, io ricordo quando il primo anno con la Roma fece tipo 10 vittorie di fila, mi pare, le prime 10 partite vinse tutte, poi dopo andò calando. Però anche con il Lione ricordo che è arrivato, mi sembra, in semifinale di Champions nel 2020, che ha buttato fuori la Juve. Adesso non mi ricordo quando, però ha battuto anche il City ai quarti di Champions, e poi in semifinale dovrebbe aver perso contro il Bayern. Non so se ricordo bene, però... Finali. Sì, ricordo questa run storica del Lione, però Garcia è un allenatore che fa giocare bene le squadre, o almeno io quando allenavo la Roma ero piccolino, non ricordo bene le partite di Garcia con la Roma, però l'ho visto un po' di volte in Francia e devo dire che non mi è dispiaciuto il suo Lione. Ha anche allenato il Marsiglia, quindi un allenatore di esperienza che conosce il campionato italiano, quindi secondo me De Laurentiis non ha fatto una brutta scelta. Poi come sempre sarà il campo a parlare, quindi io faccio solamente dei pronostici, magari Garcia le perde tutte, spero di no per i tifosi del Napoli, però se ti sentono, Giacomo. Spero di no per i tifosi del Napoli, però ripeto, io sono fiducioso in Garcia e approvo la scelta di De Laurentiis. Tornando sul discorso dell'Inter di Frattesi,
io sinceramente tutto questo ottimismo non lo vedo, perché Zhang è stato chiarissimo, prima di comprare si deve vendere, e l'Inter potrà comprare i Frattesi solamente se si dovesse sbloccare la trattativa per Brozovic, tutti con lui in Arabia molto probabilmente, di 25 milioni, ma se Brozovic si dovesse opporre al trasferimento e dovesse saldare, Frattesi secondo me non arriva all'Inter. Quindi io tutto questo ottimismo, tutto questo welcome Frattesi che vedo in giro, sinceramente non lo vedo molto molto concreta come possibilità. Sì, per carità, Marotta ha bei rapporti con Cardinali e con Cardinali, con Carnevali e il Sassuolo, però ripeto come sempre, sarà il tempo a parlare. Scusate, avevo spento il microfono di fuori perché c'è Gabriele che parlava, invece gli amici che sono collegati con me su Skype hanno sentito la battuta che ho fatto io, era con Cardinali e spero di no, ecco perché Giordano ha riso. No, perché dovete sapere, io c'ho Gabriele che fa avanti e dietro, allora io spengo il microfono che va in radio, ma quello su Skype con cui parlo con Giordano, Sandro, Gabriele, Sauro e Giacomo è aperto, quindi loro sentono tutto ma gli amici a casa no. Quindi scusa Giacomo, ti ho interrotto. No, tranquillissimo. No, stavo dicendo che, ripeto, tutto questo mercato faraonico che stanno dicendo in giro dell'Inter, che nonostante i debiti compra, io sinceramente vedrò un altro mercato a parametri zero come sono stati gli ultimi due. Oggi ho sentito anche Pastorello, ha detto di Pereira posto di Gagliardini. A me sinceramente non dispiace come sesto centrocampista. Sembra singolare, sembra parametro zero. Sì, tanto. E quella politica è quella. Ormai il mercato dell'Inter sarà solo su quello. Io sinceramente non mi sorprenderei una gestione di Onana. Purtroppo io sono realista, posso anche sembrare pessimista. Le voci sono sempre più insistenti, soprattutto dopo il no del Milan per Maignan al Chelsea. Sì, ma anche perché oltre al fatto che al Chelsea serve un portiere, all'Inter servono i giocatori del Chelsea, l'Inter serve Lukaku, l'Inter serve Koulibaly, perché adesso devi prendere un difensore, e quindi secondo me l'unico modo per intavolare la trattativa con il Chelsea è mettere sul piatto Onana. Io mi aspetto un'offerta economica abbastanza alta, si parla di 60 milioni. Io francamente penso che a 40 milioni e il prestito di Lukaku e Koulibaly, io penso che si possa chiudere. Però ascolta, una squadra come l'Inter, che quest'anno ha raggiunto la finale di Champions e ha ambizioni di provare a vincere il campionato, fino a quanto è giusto che si privi di un portiere così forte? Perché abbiamo visto anche col Milan, no, che i portieri di Milan e Inter sono i più forti in questo momento in Italia, senza ombra di dubbio. Questi portieri possono fare la differenza in fatto di punti. Sì, per noi purtroppo è l'unico che in questo momento ti consente di fare la plusvalenza, il sacrificabile, dici, e ti porta denaro fresco per fare il mercato. Certo, come dici tu Venanzio, la cosa più logica e corretta da fare è, se vuoi ambire a migliorare ogni anno, tenere i migliori e ogni anno inserire un tassello. Cioè io faccio il paragone sul Milan, perché ovviamente sono un più ferrato sul Milan, no? Il Milan, se non avesse avuto Maignan fuori 6 mesi, forse avrebbe avuto almeno 10 punti in più, senza ombra di dubbio. Tanto chi sacrifichi, l'Inter o vende Onana o vende Lautaro o Barella, cioè non è che c'è, cioè, Bastoni. Questi quattro sono i pezzi. Vendi Barella e tieni Gagliardini. Beh, certo. 10 punti. Guarda, faccio una battuta. C'è una battuta un po' provocatoria. Nel senso che se vendi Onana e prendi Koulibaly,
può darsi che a Porta poi mette anche Giorgio Rossi, o magari ci vado io, nel senso che con Koulibaly, Acerbi, De Vrij e Bastoni forse Onana diventa quasi un lusso, cioè potresti presentare anche Vicario o no, Handanovic no, perché magari no, però Vicario ci starebbe bene. Lo so che Onana ti dà tanto da un punto di vista della giocata, dei piedi, perché calcia a destra e a sinistro, e anche Guardiola l'ha ribadito dopo la finale che lo ha messo fortemente in crisi, perché tu puoi portare un pressing altissimo ma a un certo punto devi fare una scelta, perché se non vai sul portiere, non lo vai a pressare, lui con il lancio può andare a trovare il giocatore in quel momento libero. E lui, Onana, coi piedi onestamente sembra quasi un trequartista, cioè calcia molto meglio lui che Gagliardini o Skriniar o Barella o Brozovic. Cioè il rosa paradossalmente dopo Çalhanoğlu probabilmente il piede più educato è quello di Onana, non credo di dire una sciocchezza, di Dumfries sicuramente. Quindi poi è destro e sinistro, quindi lui magari con un piccolo movimento può decidere se spostare l'azione e farla partire sulla destra oppure spostarsi sulla sinistra e lanciare col sinistro, quindi da quel punto di vista perdi tantissimo. Però noi purtroppo non siamo nella situazione in cui possiamo fare come Real Madrid, che oggi compra Bellingham a 100 e passa milioni di euro. Dobbiamo vendere al momento quello più sacrificabile, come diceva Venanzio e Giacomo, è Onana, a malincuore, ma è Onana, c'è poco da fare. Esatto, anche perché avendolo preso lo svincolato sarebbe una valetta da 60 milioni di euro che per l'Inter per l'oro, faccio l'avvocato del diavolo, anche perché in Italia forse qualcosa puoi trovare a un prezzo molto più basso a posto di Onana. Lo so, certo. Però sì, però Onana come Giordano? Non forte come lui, però puoi trovare, certo. Sì, però Onana ti dà quella personalità che serve in Europa, ti dà quella sicurezza. Cioè, io ho visto la difesa dell'Inter in Champions League essere, oltre più concentrata, essere proprio molto più sicura rispetto a quando giocava Handanovic in campionato, perché secondo me lui ti dà quella sicurezza sia tra i pali, ma come ha detto prima Giordano, anche fuori, perché lui riesce a creare la superiorità numerica dal punto di vista della costruzione dal basso, e secondo me questo non è un dettaglio da sottovalutare. Per carità, Vicario è un portiere forte, che penso che se andrà via Onana il prescelto dovrebbe essere Vicario. Vicario è un portiere forte che tra i pali, però poi io con i piedi non l'ho mai visto Vicario, quindi sì, sinceramente non so quanto possa essere bravo con i piedi e dare sicurezza a una difesa come quella dell'Inter, che dovrà giocarsi poi la Champions. Quindi non è che come l'Empoli ti troverai a giocare massimo a San Siro contro l'Inter o contro il Milano o a Torino con la Juve. Cioè lì andrai su campi paradossalmente di livello internazionale molto alto, perché tanto l'Inter una big il girone la dovrà beccare per forza, perché è in seconda fascia, mi sembra adesso. Guarda che io ho visto seconda e terza fascia, il Milan ovviamente sta in terza, i rischi sono tanti, Sì, no, appunto, ribadisco. Però tanto già ti faccio sta domanda, tu preferisci andare su quei campi con Lukaku e Koulibaly e Vicario in porta, o con Onana ma senza Koulibaly e Lukaku? Perché tanto la chiave per arrivare a quei due è Onana. Sì, ecco, quello che dicevo prima io. Tanto però, come ribadivo io, purtroppo la realtà è questa, quindi... Quando il Chelsea ti prende per il collo, ti dice vuoi questi due? Ok, dammi Onana. Come si è fatto per Hakimi, come si è fatto per a suo tempo con Lukaku, purtroppo bisogna alla fine bisognerà cedere, penso. Quindi sì, bisognerà rattoppare, però con Vicario, però come dici tu Giordano, se si dovesse riuscire a prendere Koulibaly, lì sarebbe un'altra storia, anche perché con un Koulibaly versione Napoli
Skriniar sarebbe un lontanissimo ricordo, almeno se dovesse tornare il Culioli di Napoli. Però, però non lo so, io sono fiducioso perché da quando Marotta è all'Inter, l'Inter ha iniziato il suo, possiamo chiamarlo, ciclo, ha iniziato a competere per le posizioni di alto livello in campionato e anche in Europa, ha fatto due finali, purtroppo andate male tutte e due, però l'Inter ha iniziato a diventare competitiva grazie a Marotta e quindi io ho piena fiducia in lui e in Ausilio. Ma a proposito di questo, Skriniar sappiamo che va al PSG. PSG c'è un piccolo terremoto all'interno pure, eh? Sì, piccolo neofemismo. sta venendo su tutto, mi sembra, perché Messi è andato, appena rinnova Sergio Ramos è battuto la porta, non mi sembra che ci sia un bellissimo clima. Kimi sembrerebbe che sia stancato e vorrebbe tra virgolette tornare all'Inter. Skriniar, io non so, per carità, quando ti danno 10 passa milioni alla firma più altri 10 di contratto per 5 anni, non è proprio, come dire, una brutta prospettiva quella di andare. Poi vai a Parigi, sai, non è che vai in Turkmenistan piuttosto che non so dove, però certo il progetto calcistico dietro sembrerebbe scricchiolare. Quando... pronto? Sto contento per loro sinceramente, perché io credo che questa cosa dell'essere contenti per quello che accade al Paris Saint Germain ci trova molti d'accordo, sì. Perché penso tutti. Forse collezionare figurine, adesso inizi pure con gli sgarbi scippando i giocatori, donne vari, Donnarumma, Skriniar a zero, pagandogli le commissioni alla firma, sinceramente un po' fastidioso dopo che hai preso Mbappé, Neymar, Messi e non lo so quanti altri, perché sinceramente a un certo punto uno perde pure il conto, quindi tutto quello di brutto che può accadere da quelle parti ci trova in qualche modo tutti compatti e festeggianti, diciamo. Allora, andiamo a passare a questo punto che abbiamo iniziato a parlare e a sciolinare, dare, perché poi fra poco Giordano deve lasciarci, quindi dobbiamo anche spiegarci. Io farei un cenno a questa finale di Champions, ragazzi, visto che Giordano c'è ancora. Una finale di Champions che, come ho detto più di voi, da italiano sono molto contento per come ha giocato l'Inter, da milanista sono contento che ha vinto il Manchester City, però indubbiamente l'Inter non ha sfigurato. No, anzi, allora, come dicevo sti giorni, se qualcuno mi prospettava, diciamo, la possibilità di firmare per l'1-0 prima della partita, tutto sommato, visto che ormai la sconfitta era più che assodata, la sconfitta migliore è quella di 1-0 oppure perdere i rigori. Dopo aver visto la partita, onestamente, l'1-0 ti lascia così con molto amaro in bocca, perché poi la partita Inzaghi l'ha letta, l'ha interpretata tatticamente benissimo, i giocatori altrettanto, a centrocampo tutti dicono loro non hanno fatto una grandissima partita, però secondo me un po' tutti non hanno fatto una grandissima partita, sia quelli dell'Inter che del City a centrocampo, perché hanno fatto talmente tanto. Giordano, tu eri rimasto alla semifinale, hai detto Milan, stavi dicendo. City, a livello di intensità che tra virgolette alla fine si sono, come dire, elisi, si sono quasi annullati a vicenda, perché Gundogan è sparito, ma perché è sparito anche Çalhanoğlu, perché si sono annullati. Barella e Brozovic e De Bruyne l'hanno soffocato calcisticamente parlando. Rodri fino al gol non era pervenuto, quindi a centrocampo c'erano sei interpreti, tre da una parte del City e tre dall'altra, di uno spessore altissimo,
e stesso praticamente nulla. Forse l'unico che è un po', come dire, emerso sopra la media è stato Brozovic, che secondo me ha fatto una partita mostruosa. E poi per il resto, come si diceva, le finali le decidono gli episodi, e loro sull'episodio sono più, magari anche più allenati tecnicamente, preparati mentalmente, l'hanno portato a casa. Noi, tra traverse, gol divorati, situazioni sfortunate, mega parate del portiere, e non l'hai buttata dentro. Però quando vai a leggere le del giorno dopo, vedi che il migliore di loro è stato il portiere, il giocatore che ha segnato ma che fin quel momento non era stato, non era pervenuto, l'attaccante più forte prende 5, evidentemente significa che tu hai fatto una grossa prestazione sia dal punto di vista di collettivo ma anche di singole prestazioni di singoli giocatori. Inzaghi si è dimostrato un grande allenatore, perché vedere a un certo punto Guardiola come dire, accovacciato per terra quasi ad implorare non so che cosa, poche volte, pochi allenatori l'hanno ridotto in quelle condizioni, credo di non averlo mai visto in quelle condizioni, quindi significa che dall'altra parte c'è stata una grossa squadra, una grossa prestazione. Peccato però, perché tanto poi quello che conta, quello che resta nel palmarès è la vittoria. Non pochi si ricorderanno che hai tenuto testa uno squadrone. Sì, magari se la ricorderanno una bella partita combattuta, ma poi l'hanno vinta loro. Quindi, come funziona, come abbiamo sempre detto, chi vince festeggia, chi perde spiega, e noi stiamo spiegando, sorriso in bocca, ma sempre che devi spiegare, e sempre che sei arrivato secondo. Peccato. Bene, Giordano, tu se vuoi andare... No, è tornato, ha trovato un passaggio. Allora ci è andata bene. Io vorrei che anche gli altri si esprimessero sulla finale di Champions di questo sabato, del sabato passato. Io diciamo che sono d'accordo con Giordano. Più che altro io ho visto... soprattutto, come ha detto lui, un centrocampo un po' spento sia da una parte che dall'altra. Però io ho visto come Guardiola ha fatto un aggiustamento tattico a centrocampo, abbassando Gundogan sulla stessa linea di Rodri, alzando Stones, che paradossalmente da centrale si è ritrovato a essere l'uomo che ha toccato più palloni nella metà campo offensiva dell'Inter e in tutto il Manchester City. Questo perché il lavorone da parte di Brozovic, di Barella e anche dello stesso Giranoglu, che anche se purtroppo ha giocato secondo me una brutta partita, o almeno una partita sotto i suoi standard, soprattutto tecnicamente, però Inzaghi l'aveva preparata benissimo la partita, tanto che, come ha detto prima Giordano, è arrivato a un certo punto che Guardiola stava sulle ginocchia a implorare. E poi però sfortunatamente le finali sono decise da episodi, sono tutti episodi. Io ho rivisto, quando era l'altro giorno, la finale del 2010, dove noi siamo andati nella metà campo avversaria due volte palla Milito, due gol. Quindi quando tu vai davanti e segni subito, dopo lì ti dà sicurezza e la prepari di conseguenza. Noi purtroppo ce l'abbiamo avute le occasioni, se non l'abbiamo sfruttate dopo è giusto che si perde. Loro l'unica occasione nitida che hanno avuto l'hanno sfruttata, poi occasione nitida, sì, una palla che arriva a rimorchio, molto bravo Rodri a aprire il piattone, imparabile, quindi purtroppo alla fine nei libri di storia rimarrà il risultato nell'albo d'oro. Però ripeto, il City secondo me ha trovato un avversario ostico come l'Inter, e io non me lo sarei mai aspettato sinceramente, anche perché ho visto l'Inter anche dal punto di vista mentale molto forte. C'è un approccio subito concentrato. Io avevo paura che all'inizio un po' i giocatori sentissero la partita magari con un po' di paura. Ecco, forse l'unico che la
accusata, anzi gli unici due sono Lautaro e Çalhanoğlu, che personalmente sono quei due che, da cui non mi aspetto un'attitudine del genere, però purtroppo, ripeto, la partita è sempre una. Alan pure ha giocato male, quindi non mi sento di crocifiggere Lautaro e Çalhanoğlu per la partita, assolutamente. Purtroppo gli episodi sono girati a sfavore, penso alla traversa di Marco, alla parata di Lukaku sul colpo di testa, anche se poi, rivedendo l'azione, il tiro sarebbe stato intercettato da Ruben Dias, quindi non sarebbe entrato secondo me il pallone di Marco. Poi c'è l'errore sotto porta, che quello purtroppo è l'episodio che ti fa perdere la partita. Però... ma di fatto non è stato un errore, di fatto è che purtroppo si è trovato lì davanti Lukaku, e come poteva fare diversamente? No, io dico sul colpo di testa. Sulla parata, cioè, che doveva fare, doveva sparire, quindi non mi sento di dire nulla a Lukaku. Si è trovato solamente nel posto sbagliato, il momento sbagliato. Io l'errore è sul colpo di testa, che è lì da dentro l'area piccola, un attaccante deve far gol, cioè devi proprio segnare, perché lì hai l'occasione della vita, cioè un finale di Champions, l'ultimo minuto, la palla che ti arriva dentro l'area piccola di testa, tu non vuoi prendere il portiere, quindi questo è l'errore da rimproverare a Lukaku. Però non mi sento di dire, cioè di dare la colpa a Lukaku della sconfitta, perché ripeto, si perde in 11, si vince, si perde in 11, quindi il fatto di perdere per colpa di Lukaku non mi vede come un sostenitore, quindi adesso lascio la parola agli altri, però questo è il mio pensiero. Sandro, tu che sei sempre molto preciso. No, cioè una parte della verità è stata detta sia da Giordano che da Giacomo. Forse la verità non che non si è detta, nel senso, forse una chiave di lettura diversa, e perlomeno quello che ho visto io è che il Manchester ha sentito il peso della finale, giustamente, molto più dell'Inter, nel senso che l'Inter si è andata a giocare una finale come vittima sacrificale, perché comunque questo non è che lo dico io, è una cosa che un po' tutti hanno in qualche modo riportato, quindi con la leggerezza di chi non ha, non dico niente da perdere, ma che comunque ha meno da perdere rispetto a quello che è la squadra avversaria. I meriti di Inzaghi, che io non amo particolarmente, ma devo dire che a livello tattico ha messo in campo una squadra che ha imbrigliato il Manchester, ma secondo me il Manchester si è imbrigliato da solo, cioè nel senso che era una squadra che sentiva il peso di non aver vinto mai questa competizione, e è dura. Ecco, quando si parla di storia in queste competizioni ci si riferisce proprio a questo, cioè se fosse stato l'Inter, se fosse stato il Real al posto del Manchester, con una squadra sicuramente inferiore al Manchester, però in finale avrebbe avuto molto più problemi l'Inter col Real di quanti ne abbia avuti col Manchester. Per il resto è chiaro, poi esistono gli episodi, è chiaro anche che loro in 90 minuti un buco prima o poi lo trovano, sono stati bravi e fortunati a trovarsi nella condizione di poterlo sfruttare, e l'Inter alla fine, nella reazione d'orgoglio e nella paura che regnava all'interno del City, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e ha creato due o tre occasioni che sicuramente avrebbero dovuto finire diversamente. La lettura
che forse andrebbe fatta è che il concetto che la partita all'Inter l'ha fatta quando era finita, nel senso che prima io non mi aspettavo, perché comunque è giusto che tu approcci una partita del genere pensando di non prenderne tanti, però visto quel Manchester forse l'Inter avrebbe potuto e dovuto osare di più, perché fin quando non ha segnato il Manchester l'Inter non dava mai la sensazione di poter segnare, invece l'ha data dopo, quindi il rammarico sta proprio in questo, che tu non l'hai offesi quando il risultato era ancora in equilibrio e per come era la situazione avresti potuto anche farlo, perché loro, non so se vi ricordate la prima, ma penso gli interisti se la ricordano benissimo, la prima azione dove Tchouaméni e il portiere non si sa quello che hanno fatto, cioè quello significa che tu sei psicologicamente in grossa difficoltà, cioè un'incomprensione del genere penso che neanche sull'ultimo degli ultimi dei campionati, ma non perché sono scarsi, perché pesa giocare una finale in una competizione che non hai mai raggiunto nella tua storia, e questo chiaramente pesa. E quindi io se fossi stato interista mi sarei rammaricato del fatto che vedendo quel tipo di Manchester io me la gioco la partita, non aspetto di prenderla per poi reagire, tant'è vero che la reazione dell'Inter negli ultimi quarto d'ora, perché comunque più o meno c'è stato un quarto d'ora di partita con recupero, saranno stati 20 minuti, hai prodotto azioni e occasioni che ti potevano permettere di pareggiare la partita, e il rammarico quindi è perché non farlo prima, è perché è lì sono andati un po' controsenso, no? Al motto che avevano praticamente preparato da qualche giorno: non ci abbiamo niente da perdere. Io sentivo di non ci abbiamo niente da perdere, non ci abbiamo niente da perdere. Era praticamente questa frase che era da qualche giorno che trapelava su ogni bocca di ogni tifoso interista, no? Non ci abbiamo niente da perdere. Proprio per questo che io credo che, come dici tu, visto che non ci abbiamo niente da perdere, dunque bisognava forse aspettare di più quando si poteva. Invece mi è sembrato a me che la partita fosse come sempre un po' tirata all'inizio, perché come giusto che sia, però visto quel che non ci abbiamo niente da perdere mi aspettavo un'Inter più sbilanciata, secondo me. Beh, Diego è stato veramente anonimo, forse. Beh, però Giordano, anonimo in realtà ha fatto a sportellate, cioè è stato lì però, davanti, è uscito dalla partita distrutto, poco niente. Scusate, però, ma Diego è un giocatore utile nel momento in cui la squadra costruisce, non è utile, ma infatti io parlando con un interista nei giorni il giorno prima, il venerdì prima della partita, secondo me Dzeko in quella partita lì sarebbe stato sicuramente meno utile, perché Dzeko è molto più bravo nella manovra ma è molto meno fisico, quindi se l'occasione ce l'hai in una ripartenza o in un'azione di non dico di contropiede, ma in una situazione tipica di Lukaku. Quindi io avrei fatto proprio esattamente l'inverso, cioè metti prima il giocatore che ti dà meno manovra, perché tanto tu la manovra non la farai, oppure vai a giocarti la partita, cioè vedi che il City è in difficoltà, allora tu hai messo Dzeko, giochi la partita. E non aspetti di prendere gol per poi cominciare a giocarla la partita, perché un Manchester City così io non me lo ricordo da anni, non da partite, cioè adesso per quanto sia stata, perché vedi è stata bravo Inzaghi, ma non può essere stato così bravo, ma non perché non ci credo che nelle sue capacità, non può essere così bravo da far rendere al 10% una squadra che rende 100%.
Quindi una delle componenti fondamentali è stato proprio l'approccio mentale del City, che era di una partita di sofferenza mentale e di una partita di pesantezza unica, perché sì, tu puoi far giocare meno bene una squadra forte, ma non puoi annullarla. Loro si sono praticamente annullati rispetto al potenziale che avevano, quindi a quel punto valeva la pena provarci. E l'Inter ci ha provato quando era tardi, cioè quando loro hanno realizzato il gol che io ero certo, ma non per portare sfortuna, ma non so se mi hai chiesto tu, Giordano, tra il primo e il secondo tempo un pensiero, e io ti ho detto sicuramente una partita più in equilibrio di quello che si pensa, ma loro in 90 minuti prima o poi qualcosa rimedia, e purtroppo succede, e dopo sta a te non trovarti nella condizione di rincorrere, ma nella condizione di offendere nel momento in cui ne hai la possibilità. Però questo è un dettaglio, non è che l'Inter abbia demeritato, ha giocato una partita onestissima con una squadra sicuramente più forte, e alla fine avesse pareggiato non sarebbe stato nemmeno scandaloso, perché come ha detto Guardiola, queste sono partite da testa o croce. Poi non è proprio vero, però la componente occasionale incide. Purtroppo sì. Allora, passiamo ad altri argomenti, ragazzi, siamo arrivati già a 6:30. Questa ricordo che è l'ultima puntata della stagione, poi ci rivedremo quando sta per ricominciare il campionato, e chi lo sa se magari il Gablo, Sauro, qualcuno dei nostri amici ogni tanto ci registra qualche perla con aggiornamenti di mercato. Magari Gablo, che dici? Le perle del Gablo. Gablo. Ermelinda. Ermelinda era tanta roba. Dorme Gablo? Io già i tre nomi su cui puntare al fantacalcio come Mister X l'ho già dati su altre linee periferiche dove i ragazzi non possono arrivare a sentire i miei commenti. Grande Gablo. Allora ragazzi, sono accadute anche altre cose questi giorni, fondamentalmente i ritardi del Milan dovuti a quello che è successo abbiamo parlato, e poi lunedì, volenti o nolenti, ci ha lasciato la persona più discussa, discutibile, più sulla bocca di tutti negli ultimi 40 anni in Italia, cioè Silvio Berlusconi. Colui che ha cambiato la storia della comunicazione, ha cambiato sicuramente la storia del calcio in Italia, in Europa, nel mondo, e sicuramente ha condizionato molte delle abitudini degli italiani e anche della politica italiana. Non dobbiamo parlare di politica stasera, eh? Parliamo del calcio, parliamo del innamorato del calcio, di quello che ha fatto per il calcio. C'è poco da dire, secondo me, nel fatto che abbia rivoluzionato anche il modo di fare il calcio, no? Beh, ha rivoluzionato parecchio la società italiana, quindi anche il calcio. E Venanzio, mezzanotte 10, se iniziamo a parlare, diciamo, di tutto quello che ha fatto Silvio Berlusconi in generale, ma anche nel calcio, probabilmente chiudiamo la trasmissione alle 4, ma non basta. Allora, dovremmo fare un gioco. Essere più brevi. C'è poco da aggiungere, anche perché in questi giorni probabilmente ne abbiamo sentiti tutti, H24 di tutto, quindi fare una considerazione aggiuntiva a tutto quello che abbiamo sentito. Io penso che questo è il momento della comunque riconoscenza, a prescindere da come la si pensi, nel bene o nel male. Bisogna essere in questo momento riconoscenti verso chi non c'è più, e da sportivi anche qui riconoscere le imprese che ha fatto, le ha fatte dall'altra parte di Milano, quindi per noi interisti magari più sofferta, però ragazzi, quando porti a casa 30 e passa trofei, 5 Champions, che puoi dire, che puoi aggiungere? C'è poco da dire e poco da aggiungere. È stato un monumento del calcio nazionale,
e il mondo, diciamo, rossonero è giusto che lo esalti e, come dire, lo beatizzi, e gli altri altrettanto sportivamente devono omaggiarlo e riconoscere tutto quello che ha fatto. Penso che sia doveroso. Beh, sicuramente a me quello che ha colpito in questi giorni è gente che si è accanita sul fatto che si parlasse molto di Berlusconi e che fossero fatti i funerali di Stato. A prescindere da come si pensa politicamente, non si può non pensare che Berlusconi è stato uno, 4 volte Presidente del Consiglio, più di tutti da quando c'è la Repubblica al governo, cioè sì, certo, dici, se non fai il funerale di Stato per questo tipo di personaggi non si capisce bene, tra virgolette, quando farlo? Fai fondamentalmente, sì, ha rappresentato le istituzioni per 10 anni su 20, ha preso credo 200 milioni di voti sommati in tutti gli anni. Poi è chiaro che l'avversario non ti riconoscerà mai, neanche post morte, quello che tu hai rappresentato. Però io credo che al di là, poi, come ho detto, se nel bene o nel male c'è il momento in cui bisogna far prevalere il buon senso. Buon senso e la riconoscenza, e ripeto, se non fai un lutto nazionale, un funerale di Stato per questo tipo di situazioni, si fa un po' fatica a capire quando lo devi fare. Poi dopo ci sta tutta una serie di dinamiche, tutta una serie di contestazioni magari legittime, però penso che in certi momenti tutti, a prescindere, dovremmo, tra virgolette, unirci, poi magari dal giorno dopo continuare a dividersi, come giusto che sia, però almeno un momento di unione nazionale di fronte alla morte penso che sia doveroso. Ecco, poi, per carità, rispettabilissime tutte le opinioni. Sandro, mi preoccupa questo tuo silenzio. Ma il silenzio perché quando c'è un lutto bisogna stare in silenzio. Io ho perso il mio presidente, il presidente che è arrivato nella mia esistenza quando avevo 16-17, adesso di preciso non me lo ricordo, e praticamente mi ha lasciato con 5 Champions e con la squadra più forte del mondo, eletta da più di una testata giornalistica sportiva autorevole. Quindi dal punto di vista sportivo per me non è descrivibile quello che ha rappresentato Berlusconi, perché comunque sportivamente è stato, a parte che ha rivoluzionato proprio il calcio, è vero che il calcio italiano in quel momento era un calcio anche ricco, quindi era più facile. Oggi sarebbe un pochino più difficile riproporre lo stesso format. La cosa che mi è dispiaciuta è che prima o poi, come tutte le cose, c'è stata una fine, e la fine comunque è stata dolorosa e ci ha lasciato fino a poco tempo fa orfani dal punto di vista sportivo. Sul resto preferisco non esprimermi, ma non perché questo non è il contesto, non è la trasmissione. L'unica cosa che si può dire, penso senza poter essere smentiti, è che lui ha cambiato parecchie cose in Italia, perché tutta la comunicazione, poi lo si può amare, odiare, questo poi ognuno ha le sue idee rispettabilissime, tutte quante, poi ognuno la pensa come vuole, sia dal punto di vista della comunicazione, del modo di questo format quasi americano, perché noi in Italia, in Europa, arrivano dopo le tendenze degli americani, però
ha rivoluzionato tante cose, la politica, anche il linguaggio della politica, che non era così commerciale come lo è oggi. Lui faceva politica con i messaggi che dava a Dash. Adesso ho detto Dash, forse bene non fare pubblicità, però a un detersivo o a una marmellata, ecco. L'unica cosa che penso che sia da notare, e questo va al di fuori del contesto politico, ma in qualche modo coinvolge i detrattori, è che quando se ne va qualcuno che sia stato amato, odiato, rispettato o non rispettato, però non essere in lutto quando se ne va un uomo o una donna, quindi intendo per uomo la categoria generica, io lo sarei anche per il mio peggior nemico se ne avessi. Non lo so, mi dispiace per chi dice una cosa del genere, perché non credo che si elevi come mente illuminata. Ecco, scusate, questa è una polemica, ma non su Silvio Berlusconi. Per me si poteva chiamare anche Mario Rossi, era la stessa cosa. Quando uno se ne va, il rispetto, almeno per quando se n'è andato, credo che sia dovuto. Posso fare una battuta che per forza di cose va a finire sulla politica? Spero che nessuno si offenda e spero che si colga la vena comica della cosa. Per assurdo, per come sta andando la politica adesso, una parte politica italiana deve essere ancora più dispiaciuta del centrodestra o dei milanisti, perché negli ultimi 15 anni hanno fatto campagna elettorale solo contro Berlusconi, adesso avranno difficoltà a fare campagna elettorale, e qui l'aiuto, Ma ripeto, io non ne faccio neanche una questione politica, perché politicamente ognuno pensa quello che vuole e dice quello che vuole. Mi dispiace, proprio dal punto di vista umano, qui si parla di umanità, qui non si parla di... E non mi vergogno a giudicare come, diciamo, di basso spessore chi gode della morte di qualcun altro. O comunque non è il lutto. Il lutto è una forma di rispetto. Il rispetto anche il mio nemico, se dovessi avere un nemico, non vedo perché non devo rispettarlo. Quindi il lutto è qualcosa, credo che sia un atto dovuto per un defunto, ecco, chiunque esso sia. Non so se gli altri vogliono dire qualcosa. Ho visto la delicatezza dell'argomento, magari voglio invece glissare. Ma io pieno rispetto per quello che ha fatto Silvio dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista economico, perché lui è riuscito a creare un impero internazionale dal nulla, quindi dal punto di vista imprenditoriale è sicuramente una figura importantissima per lo stadio, cioè per la nazione, per l'Italia, e poi anche dal punto di vista politico, come è stato detto prima, è stato eletto 4 volte Presidente del Consiglio, poi dopo non voglio entrare in discorsi politici, quindi mi limito a dire che è stato, cioè che dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista sportivo, è stato una persona da ammirare, perché è riuscito sempre ad avere successo in questi ambiti, e quindi ovviamente mi unisco al cordoglio, quindi, cioè, come detto prima Sandro, è ineccepibile il fatto che delle persone siano contente per la morte di un'altra persona, nonostante questa fosse stata una persona ostile o magari con qualche idea diversa dalla tua, una persona nemica, però di fronte alla morte bisogna sempre portare rispetto. Sauro e Gablo, non so se vogliono dire qualcosa, se no ragazzi passiamo ai saluti e concludiamo questa terza stagione di Tutti a Petto Nudo.
Beh, avete comunque sia contribuito ogni pensiero che volevamo anche esprimere noi, dunque uomo senz'altro di grandi prestazioni, specialmente in ambito sportivo, logicamente tutto quello che toccava o inseriva lo faceva diventare vincente, logicamente contestato da una parte di gente, ma quello è normale, perché quando uno si mette praticamente la faccia e diventa un potente, è la logica di potere che fa contestare proprio la persona, diciamo. Poi per il resto è tutta fantasia, come si dice. E Sauro, tu che cosa pensi di questo? C'è solo un presidente? No, è che le sfaccettature sono talmente tante che poi ovviamente parlarne in questi momenti così vicini alla perdita, però voglio dire solo una cosa che forse è neutrale e trasversale a tutti gli ambienti. Diciamo che forse questa perdita è la perdita del leader, forse è per questo che ha segnato parecchie cose e parecchie persone. Nel bene o nel male, quando si perdono i leader è sempre così. È stata potrebbe essere l'ultimo leader. Vero leader, Sauro. Scusa, Venanzio? Hai detto una cosa giustissima, per questo ti facevo una domanda. Potrebbe forse non ho capito la domanda. Potrebbe essere forse l'ultimo vero leader in Italia? Ma guarda, ti rispondo un po' cacciaronamente, come ho fatto prima con il calcio. L'Italia è quel paese bellissimo che aspetta sempre il salvatore della patria, e sicuramente il leader rappresenta un salvatore della patria, per questo è così sentito, oltre alle opere che magari ha fatto e le divisioni che ha portato, perché anche quelle ci sono. Però ecco, nel momento comunque del, diciamo, della sofferenza, io rispetto sempre il silenzio, perché ci sarà tempo per poter sviscerare eventualmente situazioni diverse o fare analisi diverse. Per questo, in questo momento io vedo che è morto un leader, e come ne ricordo forse pochi. Forse c'è qualcuno, magari c'era qualche leader politico, però il sentimento del leader forse si è scoperto negli ultimi forse 40 anni con questo personaggio qui. Ma io io di leader ne ricordo 4, non è pochi, ma negli ultimi 50 anni: Berlinguer, Aldo Moro, Craxi e Berlusconi. Poi ognuno ha le sue valutazioni su ognuno. Bossi, no? No. Sei ripreparato. Un appunto. Almirante, no, Sandro. Nessuno di questi, forse solo Berlinguer. Craxi è morto in esilio, quindi il sentimento del leader è svanito di per sé, no? Però era comunque un leader. Io per questo ho messo anche Craxi, perché comunque, ok, lasciamo perdere il giudizio, io non entro nel merito del giudizio, ma parlo a livello di la capacità di portare. Ho capito, erano due piani. Ho capito, però io interpretavo un piano diverso, diciamo, dell'emotività vissuta rispetto a un leader nella presenza adesso. Se tu ovviamente non sei presente, forse il discorso di Aldo Moro, ovviamente un leader, ma vissuto anche in maniera drammatica, che quello è legato anche a una fetta drammatica della fine. E il discorso di Berlinguer, ovviamente, è legato fortemente alla figura e a quella fine comunque interrotta nel mentre, perché ci comunque sta, hanno anche sta. Segnato qualcosa al di là sicuramente
abbiano fatto bene o male, io questo non è un giudizio, infatti no, ma neanche io, è solo la figura del leader. Ovviamente ci sono anche altri leader, cioè leader poteva essere anche, vabbè, Marchionne non è propriamente italiano, però poteva essere un leader poteva essere tanti altri personaggi, ma un leader nel quale, diciamo, una fetta della nazione si è riconosciuta o ci ha investito, sperato, emotivamente condiviso qualcosa, non è come un leader che ha fatto qualcosa. No, cioè, questo sì, questo è un altro concetto che andrebbe anche questo approfondito in qualche modo. Doveroso silenzio. Leader, allora, io prendo da un vocabolario, leader, capo, guida di un partito, di uno schieramento politico, esponente principale di un gruppo, un movimento culturale, eccetera. Nello sport, concorrente che è al primo posto in classifica durante un campionato, una gara, o il cavallo che è in testa in una corsa. Usato come anche aggettivo, di solito per definire qualcosa all'avanguardia in un determinato settore. Ecco, quando è usato come aggettivo non sono tanti, i leader sono tanti, però se lo usi come in forma di aggettivo diventa pochi, perché comunque sono quelli che hanno cambiato un po' la storia in qualche modo. Dopo ci sono due personaggi, secondo me non sono leader, ma probabilmente hanno inciso parecchio, sempre politici, come De Gasperi e Andreotti. Andreotti per 30-40 anni. Ma io non ho messo Andreotti, che pur essendo il secondo più longevo, sì, dopo Berlusconi, credo, però non spostava, era un grosso politico, ma non spostava come hanno spostato questi personaggi. Tant'è vero che questi sono i personaggi anche, tra virgolette, più discussi, perché se andiamo indietro o andiamo avanti, queste quattro figure nominate sono state tutte figure che in qualche modo hanno mosso tanti, tanti complimenti e tante maledizioni in qualche modo. Però tu, Sandro, hai fatto riferimento a delle figure politiche, intendo Moro e Berlinguer, in cui però in quegli anni c'era un rispetto delle persone. C'era uno scontro politico anche aspro, amaro e forte, con tutte le lotte che c'erano a livello anche di partito, eccetera eccetera. Poi c'era un rispetto. Qui invece siamo passati a delle prese di posizione che hanno travalicato il mero aspetto politico, no? Tant'è che l'altro giorno, non so se avete visto un'intervista, non mi ricordo se Occhetto o D'Alema, non mi ricordo, adesso devo cercarla, addirittura ha detto: potrei quasi dichiarare che Berlusconi sui magistrati non abbia avuto torto. Forse D'Alema, perché adesso è anche un po' indagato lui, forse, non lo so se ti riferisci a... sì, quindi allora no, ho beccato la persona. Quindi capiamo che qui abbiamo travalicato forse un po', no? Quello che è l'aspetto meramente politico in certi casi. Ma il concetto, sai perché non a caso io ho espresso Berlinguer e Moro? Perché se qualcuno se lo ricorda, ma penso magari Giacomo no, ma ci mancherebbe, fortunatamente per lui, però questi due saranno messi in testa. Appunto, infatti quello mi ha preso malissimo quando mi ha detto ero piccolo quando c'era Garcia, e io invece purtroppo non c'è con i capelli bianchi. Però al di là di quello, i Moro e Berlinguer furono promotori del cosiddetto compromesso storico. Esatto. E magari oggi l'Italia sarebbe diventato un paese migliore se la smettessimo di prenderci a parole e confrontarci invece sui fatti e non pugnette, come direbbe l'assessore Cangini. Bambino. È bravo. Poi chiudo, non dico più niente, perché poi dopo diventerebbe stucchevole la conversazione politica. Senza il confronto
non vale niente. Però non stiamo prendendo delle posizioni destra, no, sinistra, però sai, si parla comunque, si entra in un ambito che dove piace avere il confronto, anche lo scontro, capito? Invece che semplicemente la parola. Dicevi, Sandro, scusa, ti ho interrotto. No, dico, quando si parla di politica, in qualche modo è bello anche il confronto e anche lo scontro, perché io ammiro e mi ricordo questo, faccio un passaggio, un aneddoto, poi chiudo perché sennò sembra a Marcord come trasmissione. Io mi ricordo che quando ero piccolo io, a differenza di Giacomo, io avevo di fronte casa la sede del Partito Comunista, avevo in via Marche la sede della Democrazia Cristiana, me la ricordo pure io, e a Piazza Padella la sede dell'MSI. E io da piccolo, vabbè, stavo qui davanti, quindi mi capitava molto spesso di sentire gli incontri, perché poi si incontravano anche in territori nemici, capito, e le cagnare, come si dice, che però erano belle perché erano fatte con il rispetto. Poi tu lo detestavi il pensiero di quello che non la pensava come te, ma lo rispettavi lo stesso. Oggi manca il rispetto nel confronto, e questo credo che sia il degrado, e il fatto che io non sono stato mai, non ho mai avuto la tessera di un partito, l'ho sempre visti come qualcosa. Invece col tempo li ho rivalutati, perché erano momenti di pensiero, riflessione e anche di confronto e scontro. Oggi invece, ecco, apri Facebook e leggi le cazzate, scusatemi il termine, che ognuno può liberamente esporre, e si crea la confusione. Non si crea il confronto o lo scontro, ma la confusione. Bene ragazzi, allora Gablo, Sauro, lo dico a voi che siete i decani. Ci siete? Sì. Allora, stasera si chiude questa ennesima terza stagione di Tutti a Petto Nudo, se non erro, terza stagione, giusto? Sì, terza stagione di Tutti a Petto Nudo. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere anche Giacomo con noi. Spero, Giacomo, che ti sei trovato bene e che tornerai anche a fine agosto. Sì, mi sono trovato benissimo, infatti volevo ringraziare a te e a tutti gli altri per avermi accolto bene in questa trasmissione. Mi è piaciuta molto, quindi sì, di sicuro tornerò a fine agosto. Giacomo, tu hai gli esami quest'anno? Sì. Inizi quando? Mercoledì prossimo, il 21. Come la Champions, praticamente. Fai una partita di Champions. Forza. In bocca al lupo, vincente come il canto d'oro. In bocca al lupo a te e tutti gli altri ragazzi che faranno gli esami. Io, ragazzi, non so se avrete voglia di mandare dei contributi audio, e li mandiamo senza fare la diretta in questi giorni, in queste settimane, per aggiornare sul mercato. Se volete ci prendiamo ognuno una squadra e ognuno di noi dà una piccola pillola di un paio di minuti su aggiornamenti, senza fare le dirette, se volete. Poi ne parliamo in altra sede. Io vi ringrazio anche per quest'anno. Come? Potrebbe essere un'idea. Io nel mio piccolo lo sto facendo con TikTok, e ogni tanto invio qualche insulto ultimamente. Quando prendi insulti, prendono sempre insulti, Venà, tranquillo. Però ho capito che quando inizi a prendere gli insulti significa che sei seguito. Per forza qualcuno per insultarti ci deve stare. Funziona, Venanzi. Sì, guarda, Giordano e Giacomo, vi dico una cosa. Quando faccio dei post in cui c'è l'Inter di mezzo, non so perché le visualizzazioni sparano.
Questo è l'algoritmo di TikTok attualmente. Ah, giusto, perché è cinese, quindi Zhang. Cinese, gli occhi in casa, tu sei furbo. Non è TikTok, è tu che sei furbo, mica te la prendi col sante d'oro che è del Monte Co. Quello non vieni giù. Ma c'è anche Gablo che è attivissimo su TikTok, ragazzi. Come no. Io faccio fatica a accenderlo perché non so come si fa, non so bravo, però qualcosa ogni tanto vedo perché tu ce lo condividi. Bene ragazzi, davvero grazie a tutti, buona estate. Io ci tengo a ricordare di vedere la trasmissione di sabato mattina, quando abbiamo intervistato la preside di Conselice e la preside di Civitanova Marche Montecosaro, perché l'Istituto Comprensivo Sant'Agostino di Civitanova Marche Montecosaro sta proponendo una raccolta fondi che può essere fatta tramite Pago PA, semplicemente con lo SPID entrando. Invito anche gli amici che sono qui con me a stare in diretta a riascoltarla, a vederla, perché anche con semplicemente 5 euro messi insieme ad altri che danno 5 euro si possono fare delle cose importanti. Vedete se riuscite anche voi a dare una mano, perché veramente c'è chi ha bisogno. Oltre a quello che abbiamo fatto in diretta, parlare con la preside di Conselice ti tocca il cuore, perché raccontava di ragazzi che si sono trovati a dormire nella scuola, nella stessa aula dove il giorno prima facevano lezione, per capirci come è stata e com'è tuttora la situazione. Quindi soprattutto chi di noi ha dei figli potrebbe essere anche un segnale per i nostri figli. Pensateci, voi che siete a casa, voi che state qui in diretta con me, ragazzi. Dimmi Sauro. Bisognerebbe, la mente umana, non è perché voglio fare niente di che, però la mente umana tende a dimenticare le cose brutte, e questo è un bene. Però diciamo la natura o le disgrazie o quello che succede ci riporta sempre un po' all'ordine, no? E si sta sempre solo esclusivamente sull'ultimo pezzo. Noi abbiamo delle tragedie che tendiamo a scordare, perché abbiamo una provincia che all'80% è distrutta nel 2016. Sì. Con gente che non sta più a casa sua. Questo non lo dice più nessuno. Ecco, Conselice, bene, testimonianze di tutto, però è la natura umana. Questa è una critica che faccio io anche a me stesso. No, certo. Ma soprattutto alle televisioni, perché tanto parte tutto da lì. Certo. Scusa, non era per non farti chiudere, però era... No, hai fatto benissimo. Un lemma, era solo un lemma. Sauro, ti ricordi la chiacchierata che facemmo? L'invito a non abbassare, il mio è l'invito a non abbassare la guardia su nulla, sui disastri di Genova, piuttosto che delle Cinque Terre, piuttosto che in Sicilia, piuttosto che tutti i terremoti che ogni 3 anni vengono, perché tanto quelli vengono. Però non si fa quasi nulla. No, Sauro, è giustissimo quello che dici e che fai, perché è uno dei principi di Radio Monteco Web, quello di dare voce e di esprimere le proprie idee in libertà, ma con rispetto sempre di tutto e di tutti. Certo. Allora ragazzi, come sempre lascio la chiusura a voi e dico a tutti buonanotte. Buonanotte ragazzi, grazie per questa speciale emozione anche di quest'anno, di questo programma, che spero che duri. Grazie a tutti ragazzi, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Forza Giacomino, forza Giacomino, in bocca al lupo. Bocca al lupo. Mandaci la foto poi una volta diplomato che la pubblichiamo. Con l'alloro, con l'alloro. Con lo lauro. Con lo lauro. Ancora un po' presto. La frattina.
Ciao, buonanotte ragazzi. Ciao, buonanotte. Radio Monte Carlo Web. Tutti al petto duro.